Posso giocare anch'io? Eh? Ciao. Ciao. Vieni con me, sì? Gioca tu. Come stai? Che fai tu qui? Io cerco te da questa mattina. A me? Sì, a te. Vieni, andiamo, sì, via. Andiamo. Va bene, ci vediamo domenica giù. Ciao. Vedi com'ero l'altro anno. Ah, questa sei tu. No, cambiata, tanto no. Ma i pantaloni qui mica ce li avevi però, scusa. Pantaloni? Oh, ma cosa dici? Gli amici miei sono subacquei. Ci faccio le gare insieme. Ah, guarda, per farmi perdonare ti porto in un posto favoloso. Vieni, vieni. Non ci ho portato mai nessuno, sai. No, 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 no. Non guardare. Tieni gli occhi chiusi. Bravo, siamo quasi arrivati.
Aspetta un altro po', ecco, ancora un passo, ecco, ci siamo. Ale, guarda. E guarda. Ma dove ce l'avete voi in Svezia un paesaggio così? Ma dove? Ma quando? Germania, Bruno. Sono tedesco. Ah, sì, scusa. E poi questo è un paesaggio che già ho visto. Già visto? Sì. E quando? Altro anno. Non ricorda tu? Aspetta. Ah, tutta quella pioggia. No. C'era il sole? No, di notte con lui. Ma ti sbagli, sai? No, non ti ricordi. Ah, sì. Me lo ricordo ora. Come? La luna, il mare, le stelle. Sì. Non ora, non qui. No? Margaret, mi dai la chiave? Sì, certamente. Fammi provare questo bidone, va. Ehi, Bruno, più piano! Bruno, senti! Senti, eh? Ci sei più stato tu nella nostra spiaggetta dell'anno scorso? Spiaggetta dell'anno scorso? Sì. Ah, quella laggiù? Sì. E come faceva ad andare? L'hanno eliminata. Ci hanno fatto un albergo di 12 piani. Torno subito. Oh! Che ne dici? Che disastro. E ci vieni dalla Germania? Non funziona niente. Debole di freni, di ammortizzatori. Tutto da rifare. Cambia macchina, senti a me. Ma a proposito, che fai? Parti? Ti fermi? Sei di passaggio? Ti vedo un po' strana. L'anno scorso eri più... Allora che fai? Rimani o parti subito? Domani mattina devo essere a Roma. Roma? Una bella galoppata a Roma. 370 chilometri. Oh, va piano, mi raccomando, perché le macchine sull'autostrada... E se ricapiti da queste parti, vienimi a salutare. Bruno. Sì. Vuoi venire con me a Roma? A Roma. Non sei mai stato tu? No, mai stato. Noi due, a Roma. 15 giorni. 15 giorni a Roma. Vuoi? Quanti giorni hai detto che stiamo a Roma? 15. È già qualcosa. Il tuo programma non lo so, ma sai qual è il mio? No. Imparare a suonare la chitarra. Mettere su un complessino e via per il mondo. Dischi, tournée, canzoni e soldi. Soldi a palate, da nausea. Tu che dici, viene la nausea dei soldi? No. Signorina, letti uniti o separati? Margaret! Sì? Ma insomma, mi vuoi spiegare? Che cosa spiegare, noioso? Io qua non ci capisco proprio. Questo è un albergo di prima categoria. Non preoccuparti, tutto pagato. No, perché io vorrei mettere detto, in chiaro... Non che... preoccuparti. No, perché io soldi, lo sai che... Ma ti ho detto, non pensarci. Dove corri così? Ho appuntamento molto importante. E io? Io non sono importante. Sì, certo. Ma non in questo momento. Ah, lo vedi? Adesso devo andare. Ma dove? Devo andare. Te lo ma dico con quando chi? Torno. Stasera. Ma da chi a stasera, vai? O fidasera. Da chi? Perché? Oh, mai ne tasce. A stasera, ciao. Ma io che faccio qui?
Signore e signori, buonasera. L'incontro che la televisione vi propone questa volta è quello con una giovane poetessa tedesca. La poetessa Margaret Stoiffel, anni 22. La rifamo, va bene così. Va bene, proseguiamo. Scandire bene le parole, eh? L'attacco successivo è quando la tua arriva sulla tavola. Mette a fuoco quando si gira lei. Allora avanti. Sì? Silenzio. La signorina ha scritto un piccolo libro di poesie. Ecco, questo. Con questo piccolo libro, 21 poesie in tutto, ha vinto un premio in Germania. Nicht wahr, Margaret? Sì, ho vinto un premio offerto da una grande fabbrica di rasierapparati. Rasoi elettrici. Di rasoi elettrici. 2 settimane in un grande albergo qui a Roma. Sono appena arrivata. Scandire bene le parole. Bene, ora per favore, signorina, ci dica qualcosa di sé, ci parli soprattutto della sua poesia. Tanto per cominciare, come dobbiamo considerarla? Poetessa improvvisata, occasionale o per così dire professionista? Lei scrive cioè una tantum, quando e come può, oppure il suo lavoro di poetessa è continuativo? Ma non è né occasionale, né professionale, né continuativo. Com'è allora? Io ho scritto poesie soltanto una volta in mia vita. L'anno scorso, una vacanza in Italia di 21 giorni. Sappiamo che lei in Germania ha fatto la fotomodella. Che lavoro fa ora? Faccio interprete. L'interprete. Ah, interprete. Senta, Margaret, lei venne sola in Italia l'anno scorso? Sono venuta sola, ma non rimasta sola a lungo. Perché? Incontrò degli amici, forse? Incontrai un ragazzo italiano. Un momento, stop. Dottore, questa la ripetiamo. Si è rotto il nastrino. Va bene, la ripetiamo, va bene. Ripetiamo la domanda. Scandire bene le parole. Calma, sicura e tranquilla, intesi? Comam, fangbite. Dunque, giunta in Italia in vacanza, incontrò degli amici, non è così? Incontrai un ragazzo italiano. Ah, ho capito. Versi nati dall'amore, da una condizione emotiva, da un empito sentimentale. Da un fatto sentimentale? No, non direi. Non era amore. Non penso. Vuoi spiegarci, no, per cortesia? Che non sia erklären, bitte? Ja, non so come spiegare, perché voi qui in Italia avete idee un po' diverse dalle mie. Per me un uomo e una donna possono stare insieme un anno, un mese, può darsi soltanto un minuto, come tutta una vita, senza amore. L'amore come intendete voi qui in Italia. Io avevo e ho tuttora poco amore per questo ragazzo, anzi niente, ma con lui ho fatto molto l'amore, con tanta gioia. Stop, ferma! No, qui noi fare non fare all'amore, con gioia. Qui siamo in Italia, ci cacciano dalla televisione. Per favore, non dica cose pericolose. Ma a me non sembrano cose pericolose. Per fortuna non siamo in presa diretta. Qui non chiamiamo mai le cose col loro nome, usiamo delle metafore. Dunque, parliamo ancora un po' di questo ragazzo. Mi divertivo moltissimo a guardare lui, a fotografarlo, gli ho fatto molte fotografie. Soltanto a guardarlo, lui mi dava un senso di euforia, posso dire, no? Sì, sì, vada avanti. Era buffo, era zärtlich. Tenero? Tenero, come un animaletto. E cosa facevate? Voglio dire, come si esprimeva, quali forme assumeva questo rapporto? Ma vuole sapere, cosa facevate voi due? Visite ai musei, escursioni? Ausflüge, no? Sì, certo, ma soprattutto stavamo sotto la tenda. Ti apri un sorriso lieve, di perla. Nel mio cuore, un batter leggero di ali, un ultimo raggio di sole, la tua grazia infantile. Dunque, questa è l'ultima poesia scritta il 21esimo giorno. Non è vero? Sì, è così. Senta, signorina, lei mi deve togliere una grossa curiosità. Una nostra. Sì, certo. Lei ci deve far conoscere questo favolosissimo ragazzo. Avrà con sé una fotografia, non so, qualcos'altro. Ma io fotografie con me non ne ho, ma posso fare conoscere lui. Lui, sì. Di persona. È qui a Roma? Eccolo lì. Quello con la cravatta? No, quello senza. Quello con il pullover in spalla, con un fucile. Quello dietro la ragazza? Ma è un prete. Ma speriamo non ci veda. Ah, sì, sì, eccolo. Complimenti. Via in scena, man. Come strano seguire di nascosto persone che conosciamo. Mi sento come una ladra. Tecnologia, missili, che confusione. La gente oggi ha più bisogno di poesia che mai. Sapete cosa facevo questo inverno ad Hamburg? Telefonavo a degli ignoti, come dire, sconosciuti, e dicevo le mie poesie. Preferivo le voci più malinconiche, più cupe. E alla fine, quando salutavo, erano più felici. Non ci credete? Aspettate, vi faccio vedere.
Senta, a lei piacciono le poesie? Si interessa alle poesie? Beh, veramente... le poesie proprio no, perché sono un po' pesantucce, capito? Roba così... Ho capito. Mi appesantisce. Pronto? Buongiorno. Scusi se disturbo. Posso leggere una mia poesia? Beh, vedi, io so quasi in alfabeto, so passato per anzianità le scuole. Secondo lei il mondo oggi ha bisogno di poesia oppure no? No. No? E come mai? Perché? Perché non lo richiedono. Le piacciono le poesie? Sì, a me piacciono. Però io non c'entro niente. Le interessano le poesie? Io qui mi occupo di cavalli, allora... Senta, non so, io domani vengo a Roma, se ci vogliamo vedere... Posso dirle una poesia? Non c'è nessun impegno. Com'è? Non c'è nessun impegno. Volevo sapere, le interessano le poesie? Come no? Non legge mai poesie? No. Eh? Cioè, le poesie mi piacciono moltissimo, però che non siano tristi. Cioè, io amo le cose, diciamo, una cosa carina, semplice, ma non triste. Senti, non c'è tempo, sto a spezzare la cucina, grazie. No, non c'è nessuno. Il conte è qui a Roma. E la contessa è fuori Roma. Secondo lei il mondo oggi ha bisogno di poesia? Ma ha bisogno anche di carabinieri. E perché? Perché non c'è più la fede, signorina, L'anno scorso non sono più riuscita a scrivere. Neanche una parola, niente. No, niente. Non ho più ritrovato la bella gioia di scrivere. È stato un inverno molto triste. Prima di scrivere poesie ero smarrita, confusa. Quando cominciai a scriverle tutto si fece chiaro e luminoso dentro di me. Poi improvvisamente il silenzio, il buio. Adesso vorrei ritrovare quella luce, quel suono di allora. Non aspetto altro. Dunque, ora che è a Roma, cosa farà con questo ragazzo? Ma molte passeggiate, tante visite nei musei, andremo a vedere i monumenti. No, stop, fermo. Non lo dica con questo sorriso malizioso, altrimenti si capisce benissimo quali saranno queste passeggiate, non è vero? Senta, avanti, Margaret, avanti. Ci dica cosa si aspetta da questo soggiorno, da questa seconda vacanza in Italia. Una cosa sola, tornare a scrivere nuovamente poesie. Chissà che vivendo intorno a questo ragazzo non mi vengano nuove idee. Ecco, io... insomma, cerco la stessa gioia dell'anno scorso. Sono venuta in Italia con la valigia piena di fogli bianchi e sono carica di fiducia, di speranza. Qualche cosa succederà. Questa è fatta secondo giorno. E questa è quinto. E questa è una di tue dormite, dormiglione, Schlafmütze. Io dormo. Qui isola di Dino. Ricordi, abbiamo avuto tanto freddo. E qui la barca di Peppe che noi abbiamo dipinto rosso e blu. No, dipinto io. Qui tu. Ancora tu. Sempre tu, le conosco a memoria queste immagini. Viste mille volte. Vieni qua. Tutto un inverno, ma tu non ricordi niente. Poesie? Sì. Ora capisco perché ti vedevo sempre con quei pezzi di carta. Farà l'elenco delle spese, pensavo. E tu invece quatta quatta scrivevi poesie. Ma allora ne avrei fatte un pacco così. Ecco, guarda. Questo fatto, 38 grammi pesa. Non sono delle poesie importanti, sai. Ma è importante per me. E molto anche. Ne voglio scrivere delle altre. Leggo io, dai. Non come argilla disegnata in argini precisi, che non chiede imprevisti e fantasiosi refrigeri, ma come terra spaccata dall'arsura, la mia attesa di te viva e si plachi.
Margaret. Margaret. Sì, dimmi, caro. La vacanza è quasi finita e va bene. Ma se ti offrissero di rimanere per un anno in un albergo come questo, ti piacerebbe? A me sì. Ma veramente non è che la vita di albergo piace molto a me. E poi dipende con chi. Con un uomo. Sì, meglio un uomo che una donna, meglio un amico che un'amica. Io sono amico tuo, vero? Sì, certo. Ah, pure io mi sento amico tuo, sai. Io a te ti direi anche tutto. Beh, quasi. Ma anche io ti ho detto tutto. Tutto che? Il mio unico problema. Quale? Il problema di poter ancora scrivere poesie. Ah. Beh, se me l'hai detto vuol dire che siamo amici. Sì, certo, noi siamo amici, ma però l'amicizia fra noi due per me è una cosa molto più complessa. Qualche volta io ti sento molto amico e anche di più. Altre volte invece molto meno. Bruno, è molto importante per me scrivere poesie. Devo ritrovare me stessa, devo capire il rapporto fra me e il mondo, fra me e gli altri, quindi anche fra te e me. Ma allora scrivi le ste poesie, no? Ma non è così facile, fra sai? Tre giorni la vacanza finisce, devi partire. E ancora nemmeno un rigo hai scritto, nemmeno mezza parola. Tu stai troppo chiuso in albergo. Buttati in mezzo alla gente, guarda, acchiappa delle idee. Se fai come ti dico, in 48 ore di poesie, sai quante te ne faccio scrivere? Mi guardi? Ma perché mi guardi? Guardami bene, su. Vuoi scrivere una poesia su di me? E scrivila, lì. Coraggio. Mi hai guardato bene? Sì. Eh? Niente idee? La pianta d'una casa. Guarda. Camera da letto, un corridoio. Non ti viene niente? Eh? E su, bella, su. Pezzi di giornali, una multa, un negativo fotografico. Eh? Guarda. Sì. Studiala. Come sono passati presto questi 15 giorni, eh? Sì. Vero? Ma è stato bello, bellissimo. Uh-huh. Sembra ieri che siamo arrivati. Stasera prendo un diretto e in 3 ore e mezza sono a casa. E domani tutto mare. Mi voglio tuffare e riuscire tra un mese. Tu torni in Germania, no? Non lo so. Ma che, non torni a casa? Non lo so.
Voglio trovarmi un lavoro. Voglio rimanere ancora qui. Bruno, che ne dici se resteremo ancora insieme 15 giorni? Qui in albergo? E i soldi? No, in questo albergo qui, no. Troppo caro. Ah, mannaggia. M'ero ficcato in testa di partire. Contrordine. Allora, Bruno. E va bene. Ti va? Però promettimi che scriverai un po' di poesie, eh? Prometto tutto quello che vuoi. Avanti. Questo. Abbiamo preso tutto? Pare di sì. Tu hai dimenticato niente? Arrivederla, signore. Addio. Buon viaggio, signore. Grazie. So, wir umkreisen das wichtigste Denkmal des alten Rom, das Kolosseum. Buongiorno, signorina. Che caldo, vero? Ah, Roma, oggi vero forno. Niente posto per me dalla Germania? Niente, signorina. Ho chiesto un altro mese di ferie, chissà. Mi dispiace. La solita sveglia alle 3:30? Sì, grazie. Pronto? Pensione Aurora. Ciao, Bruno. Sai, oggi ti ho visto. Ah, sì? Sì. E dove? Piazza Elefante. E tu che ci facevi laggiù? Accompagnavo un gruppo di turisti tedeschi da Hamburg, panettieri, gente molto divertente, buffa. Eh sì, immagino. Veramente straordinari. Che fai tu all'elefante? Io? Niente, vado spesso lì. È un punto assai artistico, mi piace. Statue, monumenti. E poi la storia è sempre stato il mio cavallo di battaglia. Tu nascondi in quella tua borsa? Eh? In quella tua borsa cosa hai? Quale? Questa? Sì? Niente. Che curiosona che sei. Eh? Curiosona. Oh, no! No, ti insegno io a essere curiosa. Se me lo insegni così, a me piace. Anche a me. Mia caffelta spessa. Brava, ricomincia col tedesco. Le 3. Pensa, gli amici miei adesso staranno tutti sulla spiaggia. Roberto, Andrea, Sandro. Arturo, te lo ricordi, quello che ci accompagnava col motoscafo?
Bruno. Sì? Vorresti andare via. Andare via? Sai, Roma è molto bella. Ci sono tanti nuovi angoli, strade, bellissimi da visitare. E gente simpatica anche. Sì, sì. È molto bella Roma. Tanto, il mare. Il mare resta blu anche fra una settimana. Ma sì, certo, io rimango volentieri, sai. Sì. Mi fa piacere se vuoi. Voglio tentare ancora. Restando, tu aiuti me, Liebling. Signorina, sono le 3:30. Grazie. Devo andare a lavorare, scusami. Staremo ancora insieme stasera. Wieder zusammen heute Abend. Aspettami. Certo, Margaret. Sono proprio una mano santa, eh. Che cosa? Questi concorsi di poesie. Io pensavo che le poesie si facessero per una soddisfazione morale. Ma invece dovrebbe essere così. Oh, ci si guadagnano pure dei soldi. Guarda che 100.000 lire è proprio adesso che siamo... ci servono, eh. Per questo mi sono decisa a partecipare. Siamo proprio a zero. A chi lo dici? Ma poi io sono sicurissimo, sicurissimo che tu vincerai. Ce la faremo. Sono meno sicura di te. Chissà quante poetesse brave ci sono. Ma no, non ti preoccupare. Oh, devi vincere le 100.000 lire, perché se vinci un premio di consolazione, sai che bella consolazione. Io mi sono informato, capirai, un lume, una penna stilografica, due cassette di birra e un servizio di piatti. Oh, piuttosto, te la ricordi, eh? Sì, credo di sì. Ich hoffe, spero. Come faceva... No, guarda, come l'hai fatta stamattina, era meravigliosa. Piaciuto? Com'era piazze della mia... No, strade invernali della mia strade. Desolazione. Ed ora abbiamo il piacere di presentarvi la settima partecipante al nostro concorso. Scusa. La poetessa Angela Pensato, che vi leggerà una sua poesia. Prego, signora Pensato. Essi saranno la pietà e il coraggio. L'uragano violento schianta piante dolenti. Essi piegheranno la schiena per baciare la terra. E adesso, fuori concorso, un'altra poesia della signora Pensato, letta dall'attrice Franca Dominici. Non siamo puri. Abbiamo lasciato in luoghi deserti vasi d'argilla. Non spunta fiore. Pani secchi spezzano denti che hanno fame di volontà. Una folla di spettri lividi annienta la forza della luce. Non c'è goccia d'acqua per l'assetato. Tra le nostre concorrenti ecco ora una giovane poetessa, viene dalla Germania. Si chiama Margaret Steifel. Steifel. Prego. Benvenuta, signorina. Grazie. Ecco, usi questo microfono, è migliore. Prego. Strade invernali della mia desolazione, rapida vi percorre... La mia memoria in quest'estate di gabbiani immemori, di basse città spalancate ai venti torridi che le consumano. Thank you.
Quanto possiamo stare ancora in questo appartamento? Hai parlato col portiere? Sì. Ci tiene? Fino a quando arrivano nuovi inquilini. Ho bisogno dare ancora un piccolo regalo. Se ci tiene altre 2 settimane. Attento. Ora bisognerà ambientarla. Già, ambientarla. Ma avessimo almeno la luce elettrica. Non importa, è bella anche al buio. Sì, al buio. Piano. Su, Eine schöne Lampe. Non piace a te lampada così bella? La lampada è bella, ma è pesante. Mettiamola laggiù. Sono felice di questa lampada, sai? La trovo stimolante. Qui a terra, vicino al muro. Credo che sia il posto migliore. Lì non ti piacerebbe? No, no, qui è più in evidenza. Va bene, qui. Con luce sarebbe una luna. Sarebbe. Bisognerebbe farsi dare un po' di luce. Mangiamo un boccone? Lo sai, a cosa pensavo? A quella signora di oggi con quel cappello buffo, che diceva le poesie. Quella col cappello grande giallo. Sì, era divertente. Cosa c'è? Che cosa c'è? Scusa un attimo. Torno subito. Non far bruciare la frittata, Margaret. Sì? Al mondo ci stanno tante altre cose belle. Cosa vuoi dire? Niente, che tu sei un po' fissata. Vieni, vieni qua, dai. Thank you.
ragazzi, vediamo se d'accordo. Tu a questo punto devi fare il rullato. No, io non lo faccio. È lui che non entra. Ma lui, se lo fai il rullato tu, non entra. Però sul levare. No, molto bella, ma forse ci vuole un poco più di ritmo. Non sembra a te? Calma, l'abbiamo fatta oggi, bisogna ritoccarla, no? Uffa, sempre con questi aggeggi tu. Ah, e mi guardi. Mi guardi continuamente. Ma che cerchi? Eh? Cerco. Ma cosa, bella mia, cosa? Cerco. A proposito, lo sai che ora a me mi sembra veramente di capirti? E sai perché? Visto l'altro anno, con la poesia, a te come t'ha preso? Beh, quest'anno m'ha preso a me con la musica. C'è mai dentro di me tutto un fuoco, tutto un vulcano. M'è scoppiata anche a me la vocazione. Dei soldi, però. Lo sai che da domani non vado più dal barbiere? Che idea? Perché? Perché per contratto devo portare i capelli fino a qua. Che contratto? Che contratto? Non t'ho detto del contratto. No. Beh, sì, ci hanno ingaggiato per una tournée. Ma che tournée? Con chi? Con le Pietre dello Scandalo, il complessino mio. Abbiamo firmato l'altro ieri. 6 mesi in giro per l'Italia. Per i primi tempi, soldi pochi o niente. Ma in seguito, cara mia... Bruno. Sì? Sono contenta, sai? E lo dici in quel modo? Quando partite? Magari domani mattina. Non lo so. Che bello viaggiare. Viaggiare, viaggiare. Prego. Ma sei proprio sicura? Sicurissima. Tu reciti le tue poesie e loro ci ospitano. Tutti e due. Il mio annuncio sul giornale parlava chiaro. E hanno accettato. Il cancello è stato aperto. La villa c'è, il resto vedremo. Margaret, ci stanno certe pere così. Guarda. Tieni. Grazie. Quanto ti hanno detto che ci tengono qua questi? 3 giorni. Pochi. 3 giorni sono pochi. Lo vedi che si può vivere con la poesia. Ma qui bisogna restarci più tempo possibile, hai capito? Sì. Se tu li bombardi di poesie, questi sono capaci di ospitarci anche per 2 mesi. Io le dirò tutte, ma ne ho soltanto 21. Non gli dire quella della terra fatta a pezzi, Quale? Quella della terra spaccata che... Aber wie von der Glut. Ma quella piace molto, sempre. In Germania. Ma se tu la dici qui, questi ci cacciano via subito, hai capito? Carovani di speranza, magnolie di desiderio, papaveri di morte. Prima che terra e cielo sopra di noi precipitino, le tue mani sul mio volto... Nel buio, esitando, mi Zärtlichkeit, con tenerezza a riconoscerlo. Assolutamente deliziosa. Mi ripete il finale della precedente? Speranza, sintesi d'alba, amore, stelo di speranza, albero di desiderio, fiore di morte. Ripeta, prego, questo finale. Amore, stelo di speranza, albero di desiderio, fiore di morte. Oh, che bello!
Antonio, vieni ad ascoltare. Un momento, cara. Un momento. Che meraviglia. Bravo. E ne ha delle altre ancora più ma belle. Ma non sempre la stessa. Fagliele sentire. Quella del mare. Credolo mi scopri, sospeso di gioia, come un'onda, il tuo sguardo. Ti apri in un sorriso lieve, di perla, nel mio cuore. Un batter leggero di ali, un ultimo, ultimo raggio di sole. La tua grazia infantile. Bruno, Bruno, sei ancora alzato, ma cosa combini? E tu, non dormi? Come mai? Sei misterioso. Eh no, fra noi due la vera misteriosa sei proprio tu, sei, eh? Ma fare poesie è un'operazione misteriosa. Va bene che io non ne faccio. Che bello stare qui. È proprio la vita che piace a me, questa. L'oro e l'argento aiutano, sai? Sì. Dai, tu non mi hai cercato soltanto per le poesie. A me puoi dirlo, sai, non c'è niente di male. Ma chi può dire certe cose? La vita non è mai fatta di un colore solo. Certo, fare con te quello che abbiamo appena fatto è per me straordinario. Sempre stato farlo con te. Però lo era di più l'anno scorso. Era meraviglioso l'incanto che dopo rimaneva in me. Da allora mai più. Perché? Entri, entri pure, non abbia timore. Non accendo la luce per non svegliare mia moglie. Beve un goccio? Whisky. Tenga. Ne ho di molto buono. Ah, sì. Veramente buono. Me lo portano direttamente dall'Inghilterra e dal Canada. Tenga. Beva, beva pure, non faccia complimenti. Thank you.
gonna stay in your house to dream. If you don't want to leave. Bravo, molto bello. Margaret, oggi la prova ci è andata proprio bene. Andavamo forte. Margaret, ma mi senti o no? Dove stai, Margaret? Signora? Signora, scusi, ha visto per caso la mia amica? Sì, poco fa è uscita con delle valigie. Valigie? Dei pacchi, non so. Entra, entra. Su, entra. E il lume? Ma come, partivi lasciando qui il lume, eh? Che mattacchiona. Mia bella fuggitiva. Sai, stasera cucino io, frittata. Tu ci stai, no? Bene, sì. Aspetta. Sempre scrivere, scrivere, scrivere. Non ma vuole com'è? Dire niente, sono pezzi di carta senza significato. Ma guarda, l'altro giorno ne ho trovato uno che era molto bello, c'era scritto il sole tramonta lento. Ma che era, l'inizio, la fine? Non lo so, non mi ricordo. Ci sono delle cose che non capitano mai due volte nella vita. Basta capirlo. Io l'ho capito. Adesso devo ricordarmi le canottiere, i sandali, la cravatta, l'unica che ho, e via. No. Ecco. Dunque, la terza tappa sai qual è? Ancona. Foggia, Lanciano, Ancona, Benevento e poi Luzzara.
A proposito, dove sarà Luzzara? Al nord, al sud, farà freddo? Tu che dici? Forse, non conosco. Ah, vabbè, tanto un paio di maglioni. Sai dove mi hanno fissato l'appuntamento quelli del complessino? Ma pensa un po', a Piazza Risorgimento. Così mi tocca fare pure 2 chilometri a piedi. Ah, Margaret, tu che fai? Parti. Il portiere mi lascia stare qui ancora una settimana, resto. Qui, da sola? E che fai qui? Oh, forse mi gioverà, credo di sì. E a benzina? Come a benzina? I soldi per la benzina, li tieni? Ah, ma sì che ce l'ho. Sicura? Ma e fammeli un po' vedere, dai. Ce l'ho. Dai, tirali fuori, che tu sei capace di tornare in Germania a piedi, ma magari. Ma ce l'ho. Ce l'hai sicuro? Sì. Vabbè. Lo sai che... mi dispiace andare via da Roma. Veramente. È bella, bella proprio. Sì. E poi c'è un'altra cosa che mi dispiace. Di non averti sentito, visto, scrivere nemmeno una poesia. Lo sai per me cosa c'è? Posso dirti una cosa? Sì, certamente. Per me tu hai un difetto, un grosso difetto. Quale? Senti, te lo posso dire, sì. Ma non ti arrabbi, no? Sicuro, no, eh? No, dillo, libero. Vedi, tu non hai fiducia. Fiducia in te. Devi insistere, insistere, insistere. Che prima sapevo suonare la chitarra, io. No, dico, sapevo suonare la chitarra. No. Ecco, in 2 mesi ho trovato una scrittura, tournée, poi da cosa viene cosa. Capito, Margaret? Ah! Sai dove andremo a suonare fra un paio d'anni, forse? Indovina. Ale, scatenati con la fantasia. Prova. A Montreal. Canada. Che bello, pensa. Ah, dammi il tuo indirizzo, così ti potrò mandare delle cartoline. E se l'anno prossimo mi vuoi rivedere, non mi troverai più nello stesso posto. Capirai, ormai sono un bolide che gira.
Se un poeta mi parla d'amore, io non mi fido mai. È una storia che non può avere un fondo di verità. Ma io che per te ho già scritto tante cose, cose vere che nessuno leggerà. Se una donna ti parla d'amore, tu ti devi fidare. È una storia che dirà sempre solo la verità. Perciò ora lo sai, e così non dire mai che non sei. Capire, che non sai capire chi ti ama.